nel piccolo stato del Montenegro si trova uno degli spettacoli della natura più belli d'Europa, le Bocche di Cattaro. Sono una serie di insenature della costa del Mar Adriatico che creano un paesaggio che fa pensare ai fiordi norvegesi. Siamo scesi a Kotor ed abbiamo preso un battello che, percorrendo il fiordo, ci ha condotto all'isola della Signora dello Scarpello. Tutti intorno si aprono le Alpi Dinariche. L'isola dello Scarpello ha la particolarità di essere una delle poche isole artificiali del Mar Adriatico, in quanto costruita a partire da uno scoglio nel corso dei secoli dai marinai perastini. Al centro si trova il santuario della Madonna dello Scarpello, eretto nel XVII secolo e coronato da una grande cupola del 1720. L'interno è preziosito da stupende opere di artisti italiani. Di fronte all'isola si trova la cittadina di Perast. Per il suo stile ricorda Venezia, con la quale aveva rapporti commerciali e culturali molto vivaci. Ci sono infatti moltissimi resti di antichi palazzi nobiliari che testimoniano gli antichi fasti e la ricchezza del passato. Siamo poi tornati nel porto di Kotor ed abbiamo fatto una visita della città. All'interno della cinta muraria si trova un labirinto di vicoli lastricati in pietra e piazze nascoste, tra le quali si incontrano chiese cattoliche e ortodosse, negozi di souvenir, bar e ristoranti per ogni gusto. Al centro della cittadina si trova Piazza delle Armi, che prende il nome dall'arsenale veneziano. Qui c'è uno dei monumenti più famosi di Kotor, la Torre dell'Orologio.